Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come eseguire questo effetto di spettro d'audio, ossia le onde audio che si muovono a seconda della nostra voce. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto ed ora passiamo al nostro tutorial. Io ho aperto il mio After Effects, ho fatto una nuova composizione. Ora vado a prendere il mio file audio che ho importato, nel mio caso quello che ho usato all'inizio del video. Quindi lo prendo, lo porto dentro la mia composizione e la prima cosa che vado a fare è creare una nuova tinta unita. Quindi tasto destro del mouse, nuovo, tinta unita, 1920x1080, nero e faccio ok. Ora a questa tinta unita gli andiamo ad aggiungere un effetto, quindi andiamo sotto effetti predefiniti. Se non ce l'avete qui andate in finestra e andate a marcare effetti e predefiniti e andiamo a scrivere spettro audio. Come vedete sotto genera spettro audio, lo prendiamo e lo portiamo sopra la nostra tinta unita. Ora se andiamo a vedere non succede niente, perché dobbiamo andargli a dire appunto di far fede al nostro audio. Quindi nel nostro pannello delle opzioni, in livello audio, andiamo a dirgli prendimi il nostro audio. In questo modo, come vedete, già inizia a vedersi qualcosa. Ora andiamo a modificare leggermente i nostri parametri, quindi bande di frequenza io da 64 le porto a 100, l'altezza massima, ossia di quanto si alzano appunto queste asticelle, io la porto, questo molto discrezione vostra, io la porto su un 4000, in modo che si vedono. Possiamo andare a decidere lo spessore delle nostre linee, quindi anche questo è totalmente a piacimento, io lo lascio su un 4. La morbidezza, questi sono tutti parametri comunque che servono più all'aspetto che alla funzionalità, quindi dipende molto da voi. E come vedete lui ci va a seguire perfettamente la nostra voce al di sotto. Possiamo andare a scegliere i nostri colori, quindi possiamo dirgli di, non so, partire da un rosso fino ad arrivare a un blu. Vedete che ci alterna i nostri colori e questo è uno dei modi per andare a fare appunto il nostro spettro audio, appunto, che segue la nostra voce. Come vedete non si alzano molto, a me non piace tanto, quindi gli vado ad aumentare leggermente lo spessore. Questo serve a dirgli quante linee praticamente darci all'interno della nostra onda. Bene, comunque una volta settati i parametri come più vi piacciono, questo deve essere il risultato. Questo è un modo. Un altro modo carino, secondo me, da fare, sempre comunque lasciando il nostro spettro audio, cioè l'effetto rimarrà sempre lo spettro audio. Io adesso vado a mettere bianco e bianco, ok. Qua sotto, come vedete, in opzioni lati, possiamo andargli a decidere A e B, quindi sopra e sotto, oppure solo sopra o solo sotto. Quindi io vado a mettere lato A, quindi solo sopra, poi vado a duplicare la mia nero tinta unita, quindi faccio Command D, lo vado a duplicare e qui gli vado a dare lato B. Poi invece di digitale faccio linea analogica, come vedete mi dà questa linea analogica, oppure abbiamo anche i punti analogici. Io comunque lascio linea analogica, vado ad aumentare leggermente lo spessore in questo modo, in modo da avere questo risultato. Poi vado ad applicargli, sempre sotto effetti predefiniti, mettiamo sfuma a quattro colori,
lo vado a mettere sul nero tinto unita 2, 1, quello copiato. Come vedete ci crea questo effetto. Qui possiamo andare a cambiare i nostri colori. Comunque anche questo può essere un'opzione appunto della nostra onda audio. Quindi è molto personalizzabile. Guardate voi come preferite farlo, quale vi piace di più. E niente, questo è tutto per quanto riguarda questo semplice tutorial, molto carino. Nel caso appunto abbiate solo una voce e vogliate, invece di lasciare un video nero, comunque fare comparire l'onda dello spettro della voce. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa se avete domande o curiosità. Visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!